Spazzare via le polemiche di questi giorni legate al tecnico Archimede Graziani, riprendere il lavoro sul campo con la massima concentrazione e anche un po' più di serenità dopo la vittoria convincente contro la Vissartena per 3-1, e questo l'obiettivo dell'Avellino che domani mattina appunto tornerà a lavorare qui al Partenio Lombardi. Sotto osservazione c'è prima di tutto lui, Ferdinando Sforzini, e anche qui c'è stata un po' la polemica con l'allenatore biancoverde che ha sottolineato gioca soltanto chi si allena tutta la settimana, per ora mi sono suicidato, riferendosi al fatto che Sforzini si è allenato la scorsa settimana soltanto di sabato, ma per le precarie condizioni di salute, visto che ha ancora questo flessore che gli fa male. Domani mattina si sottoporrà all'esame ecografico e ne sapremo di più. Stanno bene invece tutti gli altri, ma bisognerà comprendere le condizioni di Palantonio, il nuovo acquisto non ha ancora fatto il suo esordio, non è stata ancora convocata a differenza di Capitanio, e anche qui bisognerà capire che cosa dice lo staff medico per capire quando il centrocampista sarà disponibile. Domenica trasferta a Ostia, bisogna invertire il trend, bisogna dare una svolta al campionato, anche perché poi tra due settimane al Partenio Lombardi c'è la sfida contro la capolista Trastevere.